su quel gol c'è una giocata importante di Ferradinho là, e poi dopo siamo andati così. La maggior parte di sabato Gazzo non avevano più, abbiamo fatto dei cambi per cercare di migliorare, però alla fine io sono convinto che questa squadra piano piano ne esce fuori. Certo, è normale che stiamo facendo di tutto per intanto alzare la qualità e soprattutto la fisicità della squadra, però alla prima difficoltà andiamo in una paura incredibile e questo è il lavoro che bisogna fare tutti insieme, squadra, allenatore, togli la pesantezza della testa perché loro devono stare sereni, dobbiamo fare i punti il prima possibile per arrivare alla salvezza e poi vediamo. Nel secondo tempo la squadra è stata nettamente troppo bassa. Considerando anche Noi la linea difensiva dell'Arco Natese, c'era anche il margine per far male in contropiede, però così non è stato. no, effettivamente noi cerchiamo di lavorare sempre su una difesa alta, però nel secondo tempo, come sono partiti forti loro che hanno preso la traversa, ci siamo andati in paura. E quindi dalla paura siamo stati un po' condizionati quasi tutta la partita. Però io sono un pratico e cerchiamo di lavorare sulla testa. È una squadra che ha difficoltà, perché se tu li vedi allenare durante la settimana, fanno delle cose incredibili. Arriva la domenica e si va in difficoltà. Però bisogna continuare a lavorare, la medicina giusta è continuare a lavorare e soprattutto prendere una forte autostima, perché alla prima difficoltà la squadra si squaglia. È incredibile questa roba. Però lavoriamo. Il concetto che deve passare è questo. E sicuramente non siamo una squadra che può arrivare prima, ma non siamo neanche una squadra che può retrocedere. Quindi dobbiamo trovare la via di mezzo per cercare di arrivare a fare le cose giuste, perché alla fine oggi abbiamo incontrato una squadra che è seconda in classifica, che aveva fuori giocatori importanti e quando sono entrati siamo andati in difficoltà. Adesso questo martedì si tornerà contro la Varesina e ci sarà un doppio riscatto da cercare. Scusa, noi non dobbiamo cercare scatti, noi dobbiamo cercare di fare la prestazione, cercare di arrivare il prima possibile al traguardo della salvezza. Poi dopo tutte le cose arrivano da soli. Questa è una squadra che ha problemi, cioè si vede, no? È una squadra che c'è un'autostima sotto i piedi. E quindi alle prime difficoltà va in difficoltà. E quindi chi viene a vedere l'allenamento e vede giocare la squadra, durante l'allenamento dice ma è possibile che questa squadra è quart'ultima, quint'ultima, non so quanti siamo. Poi magari la domenica, come succede un episodio negativo, andiamo in difficoltà. Quindi i ragazzi devono continuare a stare tranquilli, lavorare e sicuramente potremo uscire fuori da questa situazione il prima possibile. Perché quando poi cadi nel baratro, poi diventa difficile. Con giocatori che magari stanno cercando di fare le cose al 100%, perché la squadra si allena 100 all'ora. Il problema è che poi dopo è la difficoltà che si trova durante la domenica che ti fa perdere quella roba, quell'autostima, perché il primo tempo l'abbiamo tenuto in alti, non abbiamo mai rischiato. Il secondo tempo, come abbiamo preso quella, siamo andati subito in difficoltà.